Occupare con un ombrellone o un telo, magari più grande degli altri, la spiaggia libera è sicuramente lecito, ma non è lecito prendere il posto, ossia alzarsi di prima mattina per lasciare lì la roba e poi tornare dopo con calma in modo da acquisire la priorità. La potremmo chiamare la prenotazione preventiva della spiaggia, un problema non solo etico ma di legge, perché è assolutamente illegale lasciare questa sorta di segnaposti sul litorale che appartiene a tutti. Per questo comportamento si rischia una sanzione fino a 3.000 euro, multe che stanno fioccando ovunque come in questi giorni, soprattutto in Toscana. E dopo il blitz di guardia costiera e vigili urbani sul lungomare del Romito e altre azioni in Versilia, ecco un'altra operazione anti-ombrelloni e sdraio abusivi avvenuta proprio l'altro giorno all'Isola d'Elba. Quindi ragazzi, avete capito, potete ben occupare la spiaggia libera, ma non occuparla e poi andarvene a dormire solo per non dover poi dopo restare sulle ultime file. Questa è la legge.